Il 13 settembre in Ateneo si è svolto un incontro con Marco Baliani, regista che ha portato in scena al Teatro Romano I Sette contro Tebe, tragedia di Eschilo ancora molto attuale. Come tutte le tragedie è una cosa molto dura, spietata, forte, con sentimenti, passioni molto molto accentuate e come tutte le tragedie è senza speranza. È la storia di una città assediata e del panico che asserraglia gli animi, i corpi di quelli che stanno dentro, donne e uomini, ed è lo stesso panico, la stessa paura di tutte le città assediate in qualsiasi guerra, comprese quelle di oggi. E io ho insistito molto su questa idea, appunto, di una città assediata dal nemico. A questo si mescola tutta la storia fratricida, che il nemico è Polinice, il fratello di Eteocle. È una storia molto bella dal punto di vista della trama, cioè Edipo, i figli, però poi il nodo vero della storia sono queste sette porte che devono essere affrontate da sette guerrieri da una parte e sette eroi dall'altra. Parte con un livello molto arcaico e via 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 ci avviciniamo, le ultime immagini sembrano quelle che vediamo ad Aleppo in fuga o a Mosul in questi giorni. L'incontro, introdotto da Silvia Bigliazzi, docente di letteratura inglese, è stato condotto dai docenti Gerardo Ogolini e Guido Vezzù. È la prima volta che il Teatro Romano, questa magnifica scena di Verona, ospita un dramma classico accanto alla ben più nota stagione shakespeariana che ormai dura con grande successo dal 1948. È un dramma pieno di guerra, dicevano già i suoi contemporanei di Eschilo. E questo dramma perciò è attualissimo e soprattutto nella regia di Marco Baliani è uno spettacolo che risente di una meditazione e rimeditazione approfondita sugli eventi bellici interni alle grandi comunità statali, nazionali del Novecento, come per esempio la guerra nei Balcani. Silvia Bigliazzi, nel suo intervento, ha sottolineato la continuità fra il teatro classico e quello shakespeariano, soffermandosi in particolare sulle analogie tra la tragedia di Eschilo e il Riccardo II di Shakespeare. Non è tanto forse il personaggio Eteocle, Riccardo II, quanto i due drammi che hanno delle caratteristiche per certi versi comuni, anche se si tratta di, appunto, di testi così lontani nel tempo e non collegati probabilmente da un punto di vista fontistico. Un tema importante che lega i due drammi è il problema del potere, la legittimità del potere e le guerre intestine che derivano da conflitti tra congiunti. Eteocle e Polinice, appunto, nel caso dei Sette contro Tebe, e Riccardo II e Bolingbroke, che è il cugino, appunto, nel caso del Riccardo II shakespeariano.